E ciao a tutti, buongiorno! Beh, procediamo con la Ciao a tutti, consulenza. benvenuti, eccoci, ci siamo. Stiamo per cominciare. Ciao Gioia, mi Ciao! raccomando, sii clemente. No, già mai, se sei una chiavica con certi colori, stai una chiavica, te lo devo dire. Effettivamente è Cioè, vero. finalmente mi posso sfogare con te perché con le clienti tutte belle garbate, noi ci conosciamo da un po' di anni, ma ci siamo rincontrate ultimamente. Esatto. E quindi, vabbè, abbiamo parlato di questo, poi ve lo dirà lei. Però, con le clienti, tu non puoi dire alla cliente, oh, ma sei una chiavica. Certo, glielo faccio capire in ogni modo, però, Però, come puoi te essere diretta? finalmente, scusami, sono un po' maldestra. Allora io ti aggiungo che io mi sento sempre una chiavica, mo devo dare la colpa ai colori. Sì, sono i colori, sì, Abbiamo brava. trovato il capo espiatorio allora. Ce l'abbiamo un elastico, una cosa, qualcosa da. Ce Vai, l'ho, faccio una rosso. Speriamo cosa. che il rosso rientri tra i miei colori. Però devo assolutamente neutralizzarti i capelli perché anche se il tuo colore naturale, cioè è una tinta, però il tuo colore naturale si avvicina, Sì. facciamo una cosa del genere. Io adesso ti copro così, ma te la sistemo e faccio uscire proprio leggermente. Leggermente, ecco, perché bene o male questo si avvicina. Sì, Sei struccata. completamente. Non sei abbronzata, la stiamo facendo adesso a metà novembre per questo motivo. Possiamo procedere. Qua io non devo avere nessun tipo di colore. Perfetto. Adesso andiamo a capire se hai una temperatura calda o fredda, che sarà data dal sottotono e non dal sovrattono, perché sovrattono, quando andiamo a comprare un fondotinta, ci interessa sapere del sovrattono per quel motivo. Sì. Il sottotono invece è quello che stabilisce il caldo o il freddo. In base a questo avremo ora ti faccio vedere un disegnino con una torta e avremo la primavera, avremo l'autunno che sono stagioni calde, poi avremo l'inverno e l'estate che sono stagioni fredde. Dico bene. In successione avremo drappi, cioè teli, stracci, freddi e poi caldi, con diverse intensità, ok? A te tutto questo al momento non interessa. Ti interessa nel momento in cui sfoglio vedere quello che accade sul tuo viso. Io sarò zitta, non dirò niente, e tu non seguire quello che faccio io. Guarda quello che accade al tuo viso. Quando io ti sfoglio, zone del nostro corpo, tipo le labbra. Allora, guarda con questo telo il tuo volto, guarda tipo queste scacchette rosse, guarda le tue labbra. Sì. Guarda le occhiaie che non sono così evidenti, però io con queste lo vedo di più. Con questo ti ingiallisce, ma non tanto da farti diventare una malata d'Ittero, ma è come se ti truccasse, è come se ti piallasse il volto. Sì. Addirittura queste diventano non più rosse, ma più aranciate, più in salute. Qua mi sembri un po' malaticcia. Guarda le labbra come diventano grigie. Sì, Questo concordo. passaggio lo vedi? Allora ti lascio questa, guarda con questa come sei grigia sulle labbra. Se Sì. tu fossi fredda diventerebbero rosa. Ok, allora qua si vede meno perché è una questione di intensità, però guarda con questi arancioni. Non ti sta male il blu, ma guarda come stai col marrone. Allora, devi sapere che chi regge il caldo, cioè al contrario, chi ha un sottotono caldo, regge da Dio i marroni, gli arancioni. Sì. Tu in assoluto apri meglio gli occhi. Anche perché il colore dei miei occhi è marrone e poi al sole tendono a diventare un po' verde scuro. Ma è una questione sempre di pelle, ricordatelo, Sì. eh? Tu guarda, rispetto a un bianco maglietta, che tu, la classica t-shirt è bianca, red che ti fa diventare grigio. È come se io vedessi un velo Sì. grigio sul tuo volto nel momento in cui ti giro questo. Quando invece ti giro questo, c'è Cetto che vuole intervenire nella consulenza. Conversazione. Ah no, guarda qua, ti ingrigisce. Ma qua ti ingrigisce tutto il volto. Sì.
Io non lo so se riesci a vedere questa La differenza di... differenza sì, si vede. Ok. Perché... Noi dobbiamo cercare di evitare queste problematiche. Questo è quello che tu sei con l'argento, ma questo, guarda, Quello che sono con loro. cioè, lo vedi? Guarda come ti ingrigisci. Guarda questa parte qua. Ora te lo rifaccio. Guarda questo come diventi Sì. truccata, come ti sei messa tipo così. Valorizza, è come se c'è un Sì, esatto. riflesso naturale che poi si irradia nel E non volto. è perché, vabbè, qua ti può sembrare perché è metallico, quelli non erano metallici. Questo è per farti vedere i gioielli che Sì. dovrai indossare. Però, guarda. Sì. All'inverno e quando? Sì. Certo. Quindi abbiamo capito che sei calda. Stile marinaresco, sì, tipo Allora, a strisce. questo è un tessuto con contrasti alti. Qua non devi vedere il gioco che diventi gialla, diventi grigia, perché non è questo. I nostri contrasti sono dati dal mix di occhi, pelle, capelli, sopracciglia. Quindi ora ti sfoglio il drappo ad intensità alta perché i colori in assoluto più chiari e più scuri sono il nero e il bianco. Poi avremo un drappo con il contrasto basso. Quale dei due, con quale di due non ti vedi, cioè non ti sovrasta? Sì. E Dove io sfogliandolo si vede prima il tessuto e poi poi il il... mio volto. Esatto. Cosa arriva prima se io utilizzo questo? Tu o il Arriva tessuto? il Brava. tessuto. Qui sei più omogenea, sei Sì. più tu, tra i tuoi colori. Tra i tuoi capelli, anche se sei scura, però comunque sia la tua pelle non è bianca, non è questa, non è quella. Ok? Tu Sì. hai più omogeneità. Vedi questo come ti esce? Anche E le questo fantasie. effetto non deve Non deve succedere. succedere. Tu quando ti vesti deve arrivare prima tu, poi il E poi il vestito. vestito, sì. Molto intenso. E qui c'è sempre il discorso che non deve prevalere il colore, ma deve sempre arrivare Manuela. Ho un verde meno intenso. Questo è più omogeneo Bravissima. rispetto all'altro. È Cioè, sì, molto è bello il verde lampante. È smeraldo. bellissimo, però sei entrata in una sala con questo Il vestito. verde, diciamo, il Cioè, ti vestito sovrasta colpisce, sì. Sì. completamente. Guarda invece come sei appunto in armonia con questo. Decisamente. Ora capiremo quale di questa stagione perché non ce n'è solamente uno di sottogruppo. Però in quella fetta di torta si è andata a finire giù, si è in autunno. Sì. Ora capiamo quale. Autunno. Guarda gli occhi. C'hai dei colori nell'autunno No, non bellissimi. l'avevo considerato mai come stagione, Sì? però invece l'autunno riserva sempre tante belle Dei scoperte. colori. Allora, vediamo. Io te li sfoglio tutti. Ci sono dei colori che puoi utilizzare, dei colori no, e capiremo perché. Perché i sottogruppi sono diversi. Questo non è male. No, per esempio, Sì. Instagram. Guarda i marroni, come li regge. La regina dei marroni è l'autunno. Guarda questo come lo Anche se è regge. molto scuro, non mi Sì. sovrasta. Perché ti stavo dicendo, tu cosa puoi rubare dall'inverno? Il nero no. Io vedo che tu usi Tanto tanto nero. nero. Il Tutto nero il mio guardaroba dell'inverno. è nero. Però esiste il black brown, che come lo dice la Sì. parola stessa, è un marrone così scuro che sembra quasi nero, che tu reggi. Sì. Ancora meglio di questo. Cioè questo lo reggi per carità, ma guarda come reggi. Questo Ti mi fatti dona. venire fuori gli occhi. Quindi, Sì, vero. guarda questo Anche come questo è sta. un bordeaux. Meraviglioso. Ed è un corrispettivo caldo tipo del vinaccio. Anche Questo lo questo. rende acceso. In realtà, guarda questo. Anche il verde. Un verde, Io non saprei prima ti come ho descriverlo bottiglia, ok? questo, verde. Tu comunque sia hai la possibilità di utilizzare, cioè tutti i colori che hai visto prima, ah, bello questo verde, ma c'hai il tuo. Cioè, Sì. se tu vai a mettere qualcosa, vedi come non ti sovrasta questo? Guarda, te lo rifaccio.
Guarda questo invece. Adesso ti darò la palette, avrai tutti i colori, Sì, non è che te sì. ne vai di qua e ti devi ricordare, avrai tutto. Sì, nel senso, nella quotidianità, quando vado magari in un negozio, questo secondo Certo. me è anche la domanda, penso, un po' più comune Sì. che ti viene posta. Sì. Nel momento, quando io vado in un negozio, i negozi però non fanno tutte le varianti di colori, soprattutto Adesso quelle stanno adatte. iniziando a farle. Quindi dici, c'è proprio una nuova Sì, tendenza. perché l'armocromia in Italia sta prendendo piede, grazie a Dio, nei paesi anglosassoni, in America ormai già è bella che avviata. Infatti non so se hai notato anche le collezioni che posso dirvi. Max Mara, quando ha iniziato a fare i suoi cappotti, li ha iniziati a fare da 2 o 3 anni, perché l'armocromia è da 2 o 3 anni che sta prendendo piede. Ci sono persone, colleghe, che già lavorano da 10 anni, però facevano fatica. Sono 2 o 3 anni che per fortuna sta cavalcando l'onda, Sì, quindi è più tutto facile anche, trovare, una sì. volta trovato il proprio Ma colore, il proprio tanto, sottotono, la propria stagione, riuscire anche nei negozi a trovare una sì, propria dimensione. assolutamente, questo è troppo per te. Troppo, sì. Questo è un giallo girasole, è troppo, il tuo giallo è questo. Quindi, vedendo i tuoi colori, quelli che ti sovrastano anche all'interno, il mattone ti sta da Dio. Sì, mi sta bene, sì, è vero. Considerando i colori che all'interno della stessa stagione ti sovrastano o meno, posso dirti che sei un autunno profondo, pieno, Autunno profondo. che puoi rubare dall'inverno, ma considerando, cioè te li metto già nella palette i colori che puoi rubare, non puoi rubare il nero. Tanto io adesso sto organizzando il Mercati United Color of Gioia, il mercatino di tutte le persone che vengono analizzate, ma non solo da me, in tutta Italia, ma se uno vuole partecipare Sì. dall'estero. Tu, per esempio, fai una foto sul tuo Di un canale, capo? sì, di un capo, hai una giacca nera, ma in realtà potrei fare tante foto, solo che all'inizio facciamo un capo per evitare il serpentone su Instagram. Fai la foto di un capo, metti una giacca nera, la posti nelle tue storie e mi tagghi perché altrimenti non mi Sì, arriverebbe. Io certo. la riposto e aggiungo la stagione di appartenenza. Devo solo capire se devo aggiungere anche body shape, stili, qualcosa del genere. Sarebbe l'ideale, sarebbe la cosa migliore, però. Tu sei, come ti stavo spiegando, una bellissima autunno profondo, Bene. proprio centrata. Ora andiamo avanti. Su Perché il quello nero è sì, sono freddo. abbastanza. Non dovrai mai fare tinture con schiariture con biondo freddo. Quindi questi biondi bianchi tipo questo, no. Tipo mesciato. Esatto. Puoi fare ma già ce l'hai, il tuo colore mi va benissimo così. Sì, ma ce li hai. Cioè, vedi il tuo sopracciglio, Sì. il colore dei tuoi occhi, i tuoi capelli, che adesso possiamo tranquillamente liberarti da ciò. Bene. Tu potrai andare avanti con quello che hai ed è perfetto. Io schiarirei leggermente la base, e se vedi c'è differenza tra le tue sopracciglia e la base. Scorso, se tu vai a mettere un rossetto freddo. Sul rossetto ti stupirò, ho abbastanza utilizzo dei colori caldi, Vedi? tipo l'effetto, ho un rossetto colore mattonella, Sì. quello che mi hai fatto vedere, che in realtà mi piace particolarmente, No, perché a me sta perfetto. molto bene, magari se. Sì, bravissima, perché considera che tutte si spaventano, che dicono ok, mi hai tolto già il nero, il rossetto rosso, quello bello alla Monica Bellucci, lo voglio. Anche Bellissimo. allora, tu hai questi rossi, Che sono molto belli. guarda, cioè, Sì, stanno bene. non è che dici, vabbè, puoi usare anche questi Anche più questo, chiari, sì, è ok? vero. Però io a questo non arriverei, te lo Sì. puoi permettere, ma non Sì, arrivare. rimarrei su questo che è un po' tendente all'arancione, non dico l'arancione, però un po' Sì. rosotto. Faccio vedere quella che tu sei, che dovrebbe essere questo. Ta-da! Guarda come sei centrata in questi colori. Sei Perfetti. tu, brava, fatti vedere. Giorgia, fai una foto Ecco, per quindi io favore. sono un autunno caldo, Un benvenuta. autunno scuro, Anzi, un un autunno scuro, perfetto. autunno. Vedi se fossi stata inverno? Guarda come non li reggi, come invece reggi questi. Sì, sono belli, bellissimi Sono questi colori, belli? però come se non No, prendono. Non non fanno. fanno È uscire i tuoi vero. colori, i tuoi occhi non brillano. Sì, è vero. Verissimo. Verissimo.